Via De Ricci, se è una strada pericolosa a cose normali, d'estate lo diventa ancora di più perché il collegamento fra Viareggio e Torre del Lago, soprattutto adesso nei fine settimana con la chiusura del Viale dei Tigli, porta ancora più traffico e con l'aumento anche dei mezzi a due ruote i pericoli sono aumentati. Da anni i viareggini lottano affinché venga trovata una soluzione, soprattutto perché Via De Ricci in passato è stato purtroppo teatro di tre incidenti mortali, oltre a diversi altri. Ha perso la vita la 17enne Veronica Giunta, la notte del 16 febbraio del 2006, in scooter con un'amica si è scontrata con un'auto. Il 31 luglio del 2016 Almisio Agostini, 78 anni, in bicicletta fu investito da un'auto e Renzo Gambini, 84 anni, morto in ospedale dopo 4 giorni di agonia. Nel maggio del 2010 era in sella ad uno scooter quando fece uno scontro frontale. Da anni i viareggini chiedono l'abbattimento o l'arretramento del muro per rendere la strada più sicura, ma la soprintendenza di Lucca dal 2009 lo ha inserito fra i beni artistici al pari delle mura di Lucca e del Colosseo, quindi è intoccabile. Ed allora perché non creare una viabilità alternativa, un senso unico per limitare i pericoli? È quanto chiedono in tanti, ma fino ad oggi è stato istituito solo il limite di velocità di 40 km orari che non tutti rispettano, con gli incidenti stradali che purtroppo si verificano lo stesso. Nel 2016 il giornale Il Tirreno scrisse una lettera per sollecitare l'abbattimento del muro della tenuta di Villa Borbone, perfino al ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini, senza ottenere nessun risultato. Inutili anche le raccolte di firme e dei flash mob.